stai anche ossidando. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati qui sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, mi presento, io sono Valentina, in arte Valley Makeup Lover, e qui sul mio canale parliamo di beauty, makeup e skincare a 360 gradi. Nel video di oggi andremo a provare alcuni acquisti che ho fatto qualche giorno fa su Nabla e ho acquistato alcuni prodotti appena usciti e altri della vecchia collezione che vedremo come performano in questo video. Per quanto riguarda la spedizione, vi devo dire che è stata abbastanza lunga perché ho fatto il primo acquisto durante il Black Friday e mi è arrivato quasi, diciamo, 10 giorni dopo, e invece il secondo acquisto mi è arrivato in una settimana, quindi diciamo che per un brand che sta in Italia è stato un pochino lungo, però vediamo se ne valsa la pena attendere. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate come Valley Makeup Lover anche su Instagram e TikTok, e se volete continuare a vedere video sul mio canale mi raccomando iscrivetevi. Ma come sempre ho parlato abbastanza, iniziamo subito con il video. Eccoci struccati come al solito, ho già applicato un balsamo labbra e il primer occhi perché andremo a concentrarci su alcuni prodotti in particolare che ho acquistato. Vi faccio vedere velocemente cosa ho preso, poi vedremo i pack primari. Ho acquistato lo Skin Realist, che è la crema colorata, chiamiamola così, di Nabla, e sono curiosissima di provarla anche se penso di aver toppato la colorazione alla grande. Ho preso la Dual Light, ma secondo me per me è scura. Poi ho acquistato il Cream Color Glassy Balm for Cheeks and Lips, che è un duo blush illuminante. Questo è il Two Reasons e la colorazione che ho acquistato è Touch My Soul. Ve lo faccio vedere, qua abbiamo la scritta. Poi ho acquistato due delle palette glitter. Ho acquistato la Ruby Lights, che è questa, ed è la seconda uscita. E poi mi sono fatta comprare totalmente dall'ultima la Glorious Light, che ha dei colori secondo me pazzeschi per questo periodo natalizio. Non vi spoilerò nulla ancora. E poi, pezzo forte, ho acquistato il mascara in edizione limitata gold. Parlano tutti benissimo di questo mascara e il pack primario, vi giuro, è bellissimo, poi tanto andremo a vederlo. Proseguiamo così, facciamo gli occhi. Andrò a fare gli occhi con, diciamo, una base con la Dreamy 2, una delle palette Nabla. Farò la base con il fondotinta, con il nuovo fondotinta, quindi con la crema colorata. Poi andremo di mascara, utilizzerò uno degli skin bronzing di Nabla. Poi andremo con blush e termineremo il tutto. Quindi procediamo con questi step. Lo so, parlo tantissimo, adesso bando alle ciance, iniziamo subito. Inizio prendendo Deja Vu e inizio a costruire la transizione. Sono delle texture secondo me molto particolari quelle di Nabla. Trovo che si debba andare a sfumarle subito perché si fissano molto facilmente. Non sono dei colori secchi ma neanche super burrosi, però vi dico la verità, io mi sono sempre trovata bene, tant'è che sono le prime palette che ho acquistato di Nabla. Vado in questo modo, poi penso che andrò a scurirla quella zona, ora vediamo. Non amo molto queste forme, però voglio provare qualcosa di diverso questa volta. Prendo un pennellino un pochino più fitto e vado con New Past e inizio a tamponarlo in questa zona. Guardate come sono pigmentati gli ombretti. Rivado con Deja Vu. Con un pennellino penna prendo Offline, che è un glitterato che ha una texture molto particolare, e vado in questa zona a scurire un violaceo molto particolare, però questo mi serve per andare a intensificare questa zona. Prendo un po' di Pantheon e inizio a sfumarlo in questa zona per rendere tutto un pochino più armonioso. Continuo a tamponare ancora un po' e sfumo nuovamente. Vado a fare una bella cut crease perché voglio farli risaltare per bene questi glitter, e quindi inizio a costruirla. Andate piano piano con il pennello, create questa sorta di mezzaluna, come volete chiamarla, pian piano, senza esagerare con il correttore perché altrimenti poi va a farvi spessore, a creparsi e non è bello da vedere. L'ho fatta molto
molto alta apposta, perché deve essere un look appariscente anche se abbiamo iniziato ad utilizzare questi toni marroncini. Vi faccio vedere ora la palette Merita. Questa è la nuova glitter palette, guardate all'interno la meraviglia. Sono dei duochrome stupendi, a seconda di come viene colpita dalla luce hanno dei riflessi pazzeschi. Penso che andrò a utilizzare 3 dei 4 ad eccezione di quello rosso, perché secondo me con questo look non so se ci può stare. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Da quello che si legge, questi glitter non vanno utilizzati con colla, quindi li possiamo utilizzare così come sono. Inizio con Libra, che è questo, cioè raga, non so se notate, e vado in questa zona tamponando con le dita. Vediamo un po' se poi ho bisogno di un pennello. Teoricamente non dovrebbe fare fallout, cioè, guardate, io sono scioccata. E pian piano tampono. Vado poi con il doratino e provo a prenderli con il pennello, perché voglio vedere come si comportano. E vado qui. Preferisco forse l'applicazione col dito, sono sincera, io sono amante di queste applicazioni. Non so se riuscite a vedere tutti i mini riflessi. Vicino all'angolo interno vado a prendere ora il giallo, è Lio, non ve l'ho detto prima, e vado a tamponarlo qui. Hanno una texture molto molto particolare, perché non vanno con il pennello a staccarsi, secondo me vanno proprio scaldati con le dita. Meraviglioso anche questo. Adesso io sto facendo comunque un look abbastanza sfarzoso, poi decidete voi come utilizzarli. Sono dei glitter di varie dimensioni, quindi aspettatevi delle paillette, chiamiamole così, più grandi, paillette più piccole, e nella cialda andateci comunque piano, perché anche se non è, diciamo, non si staccano facilmente, comunque secondo me se andate a fare troppa pressione si rompe e non è carino da vedere. E con mi tornata ho fatto anche l'altro occhio e sono andata un po' a sistemare questa zona con dei colori un pochino più caldi. Ho già settato le sopracciglia e ora andremo con la base. Questo è lo Skin Realist, questo è il suo pack, è in vetro, guardate qui sul retro, è magnifica la confezione. Andiamo a leggere come dobbiamo utilizzarlo. Questo prodotto dovrebbe essere un ibrido tra skincare e make up, perché all'interno è contenuto anche acido ialuronico e ci va a dire che durante gli utilizzi dovrebbe andare comunque anche a rimpolpare la pelle, oltre che ovviamente svolgere la sua funzione di fondotinta o comunque crema colorata. Il prodotto si presenta in questo modo e come secondo me è scuro. Vado ad applicarlo con la spugnetta, perché da quello che ho visto la maggior parte delle persone lo utilizza applicato con la spugnetta. Forse neanche tantissimo, è un pochino più scuro, sì. Però secondo me, essendo una crema colorata, non dovrebbe andare a darci problemi particolari. È molto giallo, molto, anche troppo per me. Andiamo a fare solo una metà viso e vediamo come si comporta. Non metto primer perché voglio vedere comunque il risultato sulla pelle senza aver applicato nulla. Nel quotidiano comunque il primer io lo utilizzo, quindi madonna, è arancione, ho toppato alla grande. Dagli swatches vi dico la verità, la 01 mi sembrava troppo bianca e invece ho toppato alla grande, ma è una volta che riesco ad azzeccare bene la colorazione, quindi tralasciate il fatto che sembrerò una zucca, però andiamo a vedere il prodotto in sé. Ho applicato il fondotinta, una sola passata, secondo me ha una media coprenza modulabile, e la parte con il fondotinta come vedete comunque è abbastanza luminoso, si è fuso bene con la pelle, non ha coperto ovviamente del tutto le discromie, però la coprenza è veramente buona. E questa è la parte senza fondotinta. Ovviamente ripeto, non guardate la colorazione perché purtroppo l'ho sbagliata, però andiamo a vederlo poi nel complesso una volta steso anche dall'altra parte. È inguardabile così la colorazione, cioè guardate un umpa lumpa. Vabbè. Questo è il fondotinta applicato su tutto il viso e come vedete è veramente luminoso, molto molto bello, e vi dico la verità, è come se si fosse già settato sulla pelle e non sento spessore. Ho provato a sistemare la situazione ma è veramente tragica, cioè fate conto che in questa zona dove mi vedete arancione io non ho neanche fatto contour. Vado a fare un po' di contour leggero per andare ad omogenizzare il tutto con lo Skin Bronze
bronzing in Dune, è abbastanza utilizzato perché mi piace molto, e vado in questa zona a scaldare leggermente per uniformare il tutto, perché questa situazione sono veramente oscena. Che peccato, dal sito mi sembrava veramente troppo bianca la numerazione 1 e invece avrei dovuto prendere quella, tenendo conto che io comunque, per esempio, di altre creme colorate sono sempre nella colorazione 1, come per esempio il fondotinta di L'Oreal, dalla 05 alla 2 mi pare mi va benissimo. Andiamo a un altro bellissimo pezzo e sto parlando del duo blush e illuminante che potete utilizzare sia sulle labbra che sulle gote, ed è il duo Two Reasons, e questa è la colorazione che ho scelto. Questo che vedete qui è il prodotto in crema, però sono andata già a swatcharlo. Una volta applicato dovrebbe essere in colore. Se ho sbagliato anche questo, sappiate che lancerò tutto, quindi pronti per vedere che cosa capita. È stratificabile, molto molto carino come colore, dà questo effetto sano. Poi ultimamente a me i blush liquidi o comunque in crema mi stanno piacendo tanto, quindi vado, voglio provare anche con le dita, vediamo un po' come si comporta. Guardate, molto carino, molto luminoso anche questo, comunque ha quell'effetto specchiato ma non eccessivo. La cosa bella di questo blush è che è bello stratificabile e poi riuscite a lavorarlo molto molto bene. Comunque non sto trovando difficoltà a sfumarlo, anzi. Adesso con le dita vado a prendere l'altra parte, quella in crema proprio. Come vedete non sta colorando la zona, non sta facendo strisce strane, però guardate, non so se riuscite a notare come riflette, ed è come se effettivamente avesse applicato un illuminante, però non avete proprio traccia. Molto carino questo, secondo me anche per look da tutti i giorni non è male, perché guardate quanto riflette. Ok, base terminata, occhi terminati, sono andata giusto sotto nella rima ciliare inferiore e ho applicato anche nella rima interna una matita occhi sul ramato. E adesso andiamo con il pezzo forte. Io più lo guardo più mi innamoro, più mi dico brava Vali che l'hai comprato, e sto parlando del Vicious Mascara. Guardate il pack, io non so cosa dirvi, è bellissimo. Come vedete ha due diamantini negli occhi e la colorazione, vi giuro, non rende nella fotocamera, e vi devo dire che anche la fattura proprio della confezione è bellissima, non pesante ma neanche leggerissimo, e mi piace da morire. Questo sarà un pezzo che comunque terrò nella make up collection a vita. Allora, lo scovolino è molto particolare, da quello che vedo è in silicone, ora ve lo faccio vedere. Questo è lo scovolino, molto piccolo con tantissimi dentini, sembrerebbe extra black, e adesso andiamo a vedere come performa sulle mie ciglia. Wow, il pettinino mi piace un sacco, arriva bene in tutte le ciglia, proprio sento che si aggrappa benissimo, facile da utilizzare. Sto facendo tante passate con l'applicatore e vi giuro si stanno grumando le ciglia, bellissimo. Le lavoro piano piano e poi vediamo. Io non so se vedete l'effetto, ma è come se avessi l'occhio bello allungato. Le ciglia sono belle separate, vi faccio vedere anche di lato, sono belle, sono volumizzate al punto giusto, nerissime all'attaccatura e non si sono raggrumate. Vado a fare anche l'altro, vado a ripassarlo anche qui nel frattempo prima che si asciughi del tutto. Anche per le ciglia inferiori è veramente utilissimo questo scovolino, perché riuscite ad acchiapparle bene senza andare a sporcarvi eccessivamente. Questo è l'effetto di due passate, raga, è bellissimo. Partiamo innanzitutto dalla palette di glitter, l'ultima nata in casa Nabla, e vi posso dire che mi è piaciuta tantissimo. Dovete comunque avere il piacere di utilizzare dei glitter che hanno varie dimensioni, quindi dalle più piccole paillette alle più grandi, dai glitterozzi belli grandi. Hanno sì già la colla, però nell'effettivo io ho riscontrato che fanno comunque fallout, quindi come i classici glitter. Sicuramente rimangono belli attaccati
attaccati dove vanno ad aderire, però vi consiglio sempre di andare a fare la base dopo aver truccato gli occhi, soprattutto perché quando va a fare fallout il glitter è veramente difficile da andare a togliere. Però nel complesso è una palette che secondo me per look belli sfarzosi e belli luminosi dovete avere, soprattutto perché a seconda di come colpisce la luce l'occhio dà dei riflessi pazzeschi, quindi per me è promossa. Fondotinta, purtroppo, ripeto, la colorazione non era quella giusta e mi dispiace tanto perché comunque l'effetto sul viso mi piace tantissimo. Va comunque a fondersi bene sulla pelle, è come se non avesse nulla sul viso, ovviamente da me si vede perché lo stacco sul collo, cioè purtroppo, però a livello di texture e di sensorialità sulla pelle è bellissimo. Voglio comunque vedere poi nel corso del tempo, nel corso degli utilizzi, come va a performare, però credo che comprerò una colorazione differente perché nell'effettivo non posso utilizzarla. Però se adorate questo tipo di fondotinta o comunque di prodotto, secondo me è da avere perché vi regala quell'effetto compatto alla pelle e nell'effettivo come se non aveste nulla sul viso, quindi per me è promosso. Ovviamente queste sono tutte prime impressioni che potranno cambiare nel tempo, io mi auguro di no. Per quanto riguarda il prodotto per il viso, quindi il duo blush e illuminante, chiamiamolo così, anche se poi sono delle creme colorate che potete utilizzare anche sulle labbra, è molto molto bello. La colorazione devo dire che mi va bene, anche perché quando ho dei look abbastanza appariscenti andare a caricare un po' sulle gote mi piace, e anche l'idea di questo illuminante in crema, come vedete super specchiato, non mi dispiace perché poi l'effetto che regala è veramente naturale e, diciamoci la verità, è come se io non avessi messo illuminante ma la pelle riflette tantissimo. È super sottile, facilissimo da stendere e da sfumare, e anche questo secondo me si fonde perfettamente. Come vedete non mi ha messo assolutamente in evidenza i pori e per me questo è un pro. Ultimo prodotto, ma non per importanza assolutamente, è il mascara. Allora, il pack per me è pazzesco, davvero, anche a livello di sensorialità quando andate a, diciamo, prenderlo dalla vostra makeup collection è bellissimo, e anche da esposizione secondo me è un pezzo bellissimo. Io non ho il mascara classico, è diciamo tutto nero, quello con gli occhi rossi è stupendo, ma questo dorato secondo me è da prendere prima che vada a terminare perché penso che sia un'edizione limitata. Andiamo però a parlare di quello che ha fatto alle mie ciglia. Allora, diciamo che il volume non è tantissimo, va sicuramente a scurire la parte dell'attaccatura delle ciglia tantissimo, e la cosa che mi piace maggiormente è che dà quell'effetto false lashes però naturali pazzesco, perché mi ha separato benissimo le ciglia, non mi ha fatto grumi, ma neanche un grumo, ve lo assicuro, non so se riuscite a vederlo dalla camera. E poi soprattutto ho notato che anche andando a dare due passate non ha fatto il classico effetto ragno e mi piace tantissimo, quindi anche a livello proprio di prodotto per me è veramente promosso. Continuerò a testarlo nel tempo perché come sempre tra una settimana vedremo come si comporterà con la formula un pochino più densa, però per il momento tutto ciò che ho provato mi è piaciuto, quindi promosso a pieni voti. Bene, anche questo video volge al termine, fatemi sapere sotto nei commenti qual è il prodotto che ho provato che vi è piaciuto di più in assoluto. Come sempre vi ricordo che se volete supportarmi il modo migliore per farlo è lasciare un bel like, iscrivervi al canale, mi raccomando attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita di nuovi video. Anche per oggi è tutto, io come sempre vi mando un abbraccio fortissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!